Il sindaco Scanagatti si deve dimettere, lo chiede la Lega Nord, che accusa il primo cittadino di incoerenza e malafede per aver cambiato opinione sul progetto di recupero della Villa Reale. Bentornati, buonasera, nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. In apertura lo avete sentito dai titoli, la richiesta della Lega Nord che dice il sindaco Scanagatti si deve dimettere. È accusato, secondo la Lega Nord, di essere incoerente per avere cambiato opinione sul progetto di recupero della Villa Reale e poi di essersi preso i meriti. Vediamo. Il sindaco di Monza Roberto Scanagatti si deve dimettere. È la richiesta avanzata oggi dal segretario locale della Lega Nord Federico Arena e dal capogruppo in consiglio comunale Simone Villa, che hanno accusato il primo cittadino di incoerenza e malafede per avere cambiato opinione sul progetto di recupero della Villa Reale. Il centro-sinistra, infatti, all'epoca della giunta, guidata da Marco Mariani, aveva contrastato il bando di assegnazione dei lavori e di gestione dell'ex Reggia pubblicato dalla Regione. Secondo il Carroccio, la soddisfazione del sindaco in occasione dell'apertura al pubblico. La villa sarà aperta a tutti, potrà essere visitata liberamente da parte di tutti i cittadini, una forma quasi di restituzione, ecco, di questo bene straordinario che per troppo tempo è rimasto nell'incuria, è rimasto occultato, e poi da lì partirà una grande stagione che noi siamo sicuri sarà una stagione di ripresa straordinaria. Contrasta con le parole pronunciate invece nel 2011 quando era all'opposizione. Devo dire, e qui do una garanzia a quei cittadini, se fra un anno dovessimo andare noi al vostro posto sicuramente faremo di tutto per azzerare questa situazione e per impedire, diciamo, che questo tipo di progetto vada avanti in questi termini. In merito alla restituzione della villa ai monzesi, spiegano i leghisti, è solo di Mariani. Non vogliamo essere blasfemi, ma il suo ruolo ci ricorda quello del beato Luigi Talamoni, che con il suo voto determinante in consiglio comunale ha salvato l'Arengario, destinato ad essere abbattuto. Abbiamo anche un video in cui il sindaco Scanagatti promette, in caso di elezione a sindaco, di far di tutto per fermare i lavori della Villa Reale in caso di elezione. Bene, il sindaco è stato eletto, i lavori sono fortunatamente terminati, diciamo noi, è stato un grandissimo successo e oggi il sindaco lo porta in palmo di mano questo successo. Io credo che la buona politica sia fatta di onestà, coerenza, correttezza e buona fede, mentre questo sindaco incarna tutti i difetti possibili, quindi chiederemo sicuramente le dimissioni del sindaco Scanagatti.